Eccoci in diretta anche oggi con Diego Audero da Cracovia. Ciao Diego, Ciao. ci ritroviamo per proseguire questo nostro percorso che ci porta a leggere questa storia che noi conosciamo, diciamo sempre per stereotipi, ma spesso studiamo per gli effetti e invece noi cerchiamo di andare a capire quali sono state le cause, o meglio, quali sono stati i fatti che hanno portato quegli effetti che poi noi studiamo, che poi noi ci troviamo anche a celebrare nei vari appuntamenti che anche noi seguiamo, ovviamente. Allora, Diego, lascio a te la parola perché oggi parliamo di un capitolo anche qui non molto chiaro, forse, e anche non molto conosciuto. Sicuramente meno conosciuto, no? Perché quando si parla di olocausto, di sterminio, si pensa subito ad Auschwitz, no? Il collegamento diretto. E pochi sanno invece che lo sterminio in realtà finisce ad Auschwitz, ma non inizia con Auschwitz. Tutto ebbe inizio invece sul fronte orientale, dopo che Hitler attaccò l'Unione Sovietica. In uno degli incontri precedenti abbiamo spiegato come Hitler fosse riuscito a creare una massa di milioni di persone convinte di seguirlo, no? In quella lotta per la supremazia della cultura germanica in Europa centrale. Il 1 settembre del 1939 Hitler attacca la Polonia e inizia una guerra. La guerra d'occupazione della Polonia fu terribile, campi di concentramento per prigionieri politici polacchi, una occupazione brutale. Ma non comporta immediatamente l'inizio dello sterminio degli ebrei. Il primo anno e mezzo dell'occupazione nazista è caratterizzata sostanzialmente dalla creazione, prima delle leggi razziali, poi si arriva ai ghetti. Gli ebrei vengono concentrati in alcuni punti chiave, in alcuni luoghi, nelle grandi città o nelle periferie di esse, ma non c'è ancora uno sterminio diretto di questa popolazione. Sì, c'è lo sfruttamento, sì, ci sono le morte per fame nei ghetti, per costrizione, tutto questo esiste chiaramente, ma non esiste ancora lo sterminio nelle camere a gas. In quel primo anno e mezzo vige un patto tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, il patto Ribbentrop-Molotov, con il quale i due grandi contendenti sono divisi la Polonia, tutto l'est della Polonia, e quindi sotto occupazione sovietico, un patto molto ipocrita. Entrambi sanno che prima o poi quel patto verrà rotto. La Germania, leader del mondo germanico, la Russia, leader del mondo slavo, lo scontro per la supremazia era tra queste due grandi potenze, ma entrambe le potenze hanno bisogno di tempo per arrivare preparati a quel momento. La Russia, perché dopo le purghe staliniane aveva di fatto cancellato gran parte dei quadri dell'esercito. La Germania per molte ragioni, perché gli equilibri erano ancora quelli della prima guerra mondiale, Hitler aveva bisogno di diventare il leader dell'Occidente e poi giocarsi la partita finale. Fatto sta che, per arrivare al punto del tema che andiamo a toccare, quel primo anno e mezzo è un'epoca di stand-by. La Polonia è divisa in due, le due potenze si stanno preparando, ma quel momento si avvicina ogni volta di più. Si potrebbe qui stare a discutere adesso ore e ore, un dibattito storico ancora apertissimo, sul fatto che se Hitler non avesse attaccato, probabilmente ci avrebbe poi pensato Stalin molto più avanti. C'è molta bibliografia sul tema, no? C'è un libro molto bello della Mondadori, Stalin sapeva, chiunque voglia poi approfondire lo può fare. Fatto sta che nel giugno del 1941 Hitler considera che ogni pedina degli scacchi sia al loro posto. Ormai tutti i pedoni sono al loro posto, e quindi si è arrivato il momento di giocarsi la partita. Stalin era convinto che prima dell'attacco alla Russia ci sarebbe ancora stata una resa dei conti in Occidente, forse un attacco della Germania all'Inghilterra. Insomma, si aspettava di poter passare quell'inverno del 41, no? E poi giocarsela nella primavera del 42. Mette tutti, gran parte dell'aviazione in posizione di attacco, quindi molto vicina alla frontiera tra la Germania e la Russia nella Polonia occupata. Il 22 giugno del 41 Hitler parte all'attacco, di fatto cogliendo, tra virgolette, di sorpresa, perché poi, come ho detto, è un tema molto lungo, non è questo il
il motivo del nostro incontro oggi. Stalin era informato, non vuole ascoltare i suoi generali. Fatto sta che di fatto taglia in due direttamente, no? Tutta la posizione di attacco e si trova in una prateria che poi lo porterà quasi fino all'inverno ad arrivare alle porte di Stalingrado. Quindi dal punto di vista militare Hitler il gioco di scacchi l'ha vinto. Attacca la Russia, le cose sembrano andare bene. Però sembrano andare bene solamente da un punto di vista di facciata. Perché in realtà probabilmente Hitler si aspettava qualcos'altro. La famosa guerra lampo che doveva durare pochi mesi. In cosa consisteva? In un attacco rapido alla Russia, probabilmente un gioco politico in Europa di appoggio a una guerra contro il nemico di tutti, che era il comunismo, molto più che non Hitler. Qualcosa per giochi geopolitici complicatissimi, un ginepraio in cui adesso è anche meglio non entrare, non avviene. Giugno l'attacco, luglio, agosto, settembre. Le cose militarmente sembrano andare anche molto bene, ma ogni volta di più si inizia a percepire che quelle vittorie possano essere vittorie di Pirro, che allungano ancora più il fronte e si avvicina l'inverno e nel caso di una guerra lunga e non una guerra lampo, la Germania totalmente isolata sarebbe di fatto andata al suicidio. Ecco che in quella fine estate del 1941 sul fronte orientale qualcosa accade. Accade che dopo l'attacco all'Unione Sovietica, sulla linea del fronte, gli ebrei non vengono più chiusi nei ghetti o nei campi di transito, come stava avvenendo ancora alle spalle della linea del fronte. Il ghetto di Cracovia è stato formato da 5-6 mesi, la Varsavia un po' prima, altri ghetti si stanno organizzando alle spalle del fronte. Lungo invece la linea del fronte, in posizione avanzata verso la Russia, avviene qualcos'altro. Peraltro, nella zona, quella che va tra Kiev, Minsk e Riga, ha più alta densità di popolazione ebraica mondiale. Accade che le comunità ebraiche trovate lungo la strada iniziano a essere direttamente fucilate, o bene direttamente dai nazisti, o bene, come avviene per esempio in Lituania, utilizzando movimenti nazionalisti lituani o locali. I principali protagonisti di questa azione sono appunto gli Einsatzgruppen, quindi gli squadroni della morte. Questi gruppi erano gruppi molto particolari, perché, sempre semplificando, erano stati formati già prima della guerra, vennero utilizzati per la prima volta in occasione dell'Anschluss, quindi dell'unione con l'Austria. Qual era il compito di questi gruppi, paramilitari, militari? Erano quelli di bloccare i canali vitali di una nazione. Facciamo l'esempio appunto dell'Austria. No? Durante l'Austria questi gruppi avevano il compito di intervenire prima della vera e propria unione e occupazione, bloccando tutti gli elementi di possibile reazione dell'Austria, quindi il Parlamento, la Corte Costituzionale, l'esercito, insomma bloccare tutto in modo tale che poi l'occupazione fosse stata molto più agevole. Questi gruppi, peraltro, poi inizieranno a diventare brutali con l'occupazione della Polonia, perché saranno questi gruppi che si occuperanno poi, dopo l'invasione della Polonia, dell'eliminazione dell'intelligenza polacca nei primi mesi del 39 e nei primi del 40, appunto, quando iniziò la seconda guerra mondiale. Però poi passeranno la storia, appunto, per le prime carneficine sul fronte orientale un anno e mezzo più tardi. Le stesse gruppi si dividono sostanzialmente in tre gruppi, nel gruppo A, B e C, a seconda di come si dirigono a raggiera, quindi l'A va verso il Baltico, verso i paesi del Baltico, il B procede in un'area centrale, quindi Minsk e Kiev sostanzialmente, e questo sarà fondamentale fra un attimo, mentre invece l'Einsatzgruppen C è quello che procede verso il Mar Nero, verso la Crimea e verso quelle terre, nella speranza poi di raggiungere i famosi pozzi di petrolio del Caucaso, che diventerà un sogno di fatto irrealizzabile. Interessante appunto soffermarci sull'Einsatzgruppen B, perché si ritrova di fatto nell'area centrale, che è quella proprio più altamente popolata dalla popolazione ebraica in quegli anni. Inizia a succedere qualcosa. Succede che l'esercito, appunto, con gli Einsatzgruppen in prima fila, iniziano a rendersi partecipi di grandi esecuzioni di massa, di popolazione sostanzialmente inerme, di bambini, di anziani, di donne. Ora,
Potremmo soffermarci per le successive 3 o 4 ore per raccontare quello che è accaduto in quei mesi di fine estate, inizio autunno 41, perché sono veramente dei mesi decisivi per la guerra e, ahimè, purtroppo decisivi anche per lo sterminio. Decisivi dal punto di vista soprattutto politico, internazionale, perché l'Europa è ferma, non succede nulla, gli Stati Uniti sono fermi, entreranno in guerra solamente poi a dicembre. E interni alla Germania, perché il partito nazista sostanzialmente, non dico che si spacca, però entrano in gioco delle idiosincrasie piuttosto grandi, no? Una spaccatura tra la Wehrmacht e l'SS, una spaccatura nel quadro dirigente del partito nazista, Hitler isolato, Hitler in difficoltà, e sul fronte orientale i soldati iniziano a scaricare odio in modo così indiscriminato. Ora, i soldati sono soldati. Poi potremmo entrare qui nel discorso perché gran parte delle SS in realtà arrivavano anche da, non dalla carriera militare, ma dalla società civile. È un discorso che è un ginepraio storico terribile, è meglio non entrarci. Ma quando anche abbiano formazione militare, i soldati sono abituati a convivere col concetto stesso di morte, da dare e da ricevere. Ancor più poi nel 41, dopo 2 anni di un'occupazione brutale della Polonia, della campagna di Francia, eccetera. Quindi per carità. Però è anche vero che sono persone abituate a combattere con altri soldati, no? E sul fronte orientale invece si trovano davanti a delle carneficine di civili inermi. Ne puoi superare una, due, forse tre, quattro. Ma poi quando tutti i giorni ti trovi davanti a delle carneficine di bambini e di donne, quando tu ci partecipi in qualche modo, attivamente, non attivamente, solamente con presenza fisica, insomma, si inizia a denotare su quel fronte orientale, in particolare nella zona B, appunto degli Einsatzgruppen, un inizio di decadenza da parte dell'esercito. Ora, ricordiamo che una legge naturale vuole che l'odio, una volta creato, abbia sostanzialmente due valvole di sfogo. Le valvole sono o verso l'alto, quindi verso chi l'odio lo ha creato, o verso il basso, quindi verso i capri espiatori utilizzati per creare quell'odio. Se lo sfogo verso il basso inizia a essere un problema, perché chi lo sta sfogando inizia a non sentirsi più a suo agio nello sfogare in quel modo l'odio, è chiaro che l'alternativa è quella che l'odio si sfoghi verso l'alto. In un momento in cui l'abbiamo detto, la sedia che sta sotto il sedere di Hitler non è così stabile come oggi si possa raccontare in quell'autunno del 1941. C'è tutta anche la storia degli strani contatti del controspionaggio tedesco attraverso col Vaticano, con i governi stranieri. Si apre veramente un quadro molto complesso di quell'autunno del 1941. Ora, la storia a volte è fatta anche da casualità, perché no? In quel momento a Minsk, appunto il centro operativo, no, di quell'Einsatzgruppen B che avanza, no? C'è un gruppo dirigente molto particolare. Questo gruppo dirigente fa capo a Arthur Neve. Arthur Neve è una persona poco conosciuta, e chi lo conosce soprattutto invece per essere uno dei cospiratori nel famoso attentato di von Stauffenberg a Hitler. Quindi poi paradossalmente passerà alla storia come colui che stava quasi dalla parte poi giusta perché tentò l'attentato di Hitler famoso che poi fallì. In realtà, Nebe era una persona piuttosto più complessa perché era un criminale, capo poi della polizia politica, della Kripo, insomma, era una persona piuttosto squallida. Peraltro, faceva parte del team che prima della Seconda Guerra Mondiale aveva partecipato all'operazione T4. Ora, per chi non lo sa, l'operazione T4 era l'operazione portata avanti prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale in Germania nei confronti delle persone con handicap fisici, mentali. Venivano di fatto portati a quelli che venivano chiamati centri di salute mentale ed assati. Ora, quella azione aveva portato una forte reazione da parte della società tedesca. Insomma, gassare, se il tuo vicino di casa con problemi fisici viene gassato, insomma, non è più quel lebbruccio di cui non sai nulla. Eh? Però siamo prima della guerra, le camere a gas ancora non esistevano in quel momento, però insomma, è il vicino di casa, no? Quello che conosci
conosci da tutta la vita. E quindi quel programma era stato fermato. Vero, era stato fermato. C'è chi dice che non si sente? Sente dice pochino. Che c'è un problema. Si sente pochino, adesso dovrebbe sentirsi un po' di più. Sì, devo aumentare io qualcosa perché non so. No, ma penso che adesso si senta, sai? Ok. Ok, dicevo, chiaro che si è formata in quella circostanza dell'operazione T4 una classe dirigente, chiamiamola così, che anni più tardi, in quell'autunno del 41, si trova nell'area di Minsk sul fronte orientale. E quindi quel gruppo intorno a Neve a Minsk inizia a pensare: ok, se l'esercito ha dei problemi a reggere la pressione psicologica di queste fucilazioni di massa, non potendo in alcun modo fermare anche tutto quell'odio che sta già dilagando, si può cercare di gestirlo. Sulla base del detto, occhio non vede, cuore non duole, riportiamo in auge quello che si faceva in quei centri di salute mentale. Cosa accadeva laggiù? Accadeva che un gruppo, mettiamo di 5 persone, potevano tranquillamente far entrare 50 persone in una stanza, bere tranquillamente un tè, chiacchierare del più del meno, azionare un pulsante, continuare a bere il tè e chiacchierare del più del meno, ordinare a qualcuno dopo di aprire la porta senza neanche aver visto quei corpi morti, ordinare a quel qualcuno di un prigioniero, portare via quei corpi, bruciarli. Quei 5 soldati avevano di fatto ucciso 50 persone senza aver visto in faccia a quelle persone, senza neanche aver avuto un contatto diretto, né psicologico né fisico, eccetera, continuando ad avere il proprio tè. Ora, chiaramente come farlo? Sul fronte orientale appaiono appunto questi Gaswagen. I Gaswagen erano dei camion enormi, se mettete Gaswagen su Google escono fuori queste immagini, è specie di un misto tra un furgone più grande, no? E un camion, una camionetta, in cui venivano appunto pompato all'interno il monossido di carbonio, quindi tubo di scappamento della vettura. Le fucilazioni quindi vengono non totalmente sostituite, ma in gran parte sostituite da questi gas vani. E il fronte continua ad avanzare. Settembre, ottobre, ok, c'è un primo arresto. Riprende leggermente a dicembre, per poi fermarsi a febbraio-marzo sul fronte orientale. Ricordiamo che in quel momento ad Auschwitz, settembre 41, ci fu già la prima prova con il gas Zyklon B. Ma di fatto lo sterminio è concentrato sul fronte orientale e con il monossido di carbonio. Entrando però nel 42 inizia ad affacciarsi, se va per andare rapidamente per tappe, perché potrei stare qui a parlarvene 4 ore, invece dobbiamo tenere tutto in un'oretta scarsa, vorrei arrivare anche ai primi campi di sterminio sull'est, inizia a affacciarsi una terza necessità, che non è più quella di camere a gas mobili che seguono un fronte che di fatto si muove pochissimo per poi fermarsi del tutto, ma di primi luoghi fissi dove poter deportare queste persone affinché vengano sterminati. Sempre per il concetto che poche persone in un posto unico sono in grado di poterlo gestire molto meglio che non su scala. Il centro operativo di tutto questo è la città di Lublino. Lublino si trova nell'est della Polonia oggi, lì c'è il centro dell'operazione Reinhard. E uno dei più grandi funzionari che gestirà tutto questo era peraltro un mezzo italiano, Dilio Globoznik, nato a Trieste, di famiglia mezzo slovena e italiana, era di fatto lui che gestiva gran parte di tutto da Lublino. Da lì nascono i primi 5 grandi campi di sterminio, a est. Il primo in ordine cronologico è stato quello più piccolo di tutti, il campo di Kulnov. Si trova a occidente rispetto a Varsavia, e questa è una peculiarità perché gli altri campi invece saranno a oriente di Varsavia, lungo la via che va verso Berlino, ma era ancora una specie di ibrido, diciamo, perché era una specie di palazzo
mezzo rinascimentale, in cui all'esterno poi c'era un grande camion in cui veniva ancora pompato monossido di carbonio. Quindi le vittime attraversavano questo palazzetto, c'è ancora una base oggi di questo palazzo a cui non si può tranquillamente visitare, e venivano poi sterminati in questo piccolo camion. I numeri sono, vabbè, non così, parliamo di 180.000 persone che morirono in questo modo, più o meno, perché poi chiaramente i numeri dello sterminio non sono numeri che appaiono in registri, e quindi è molto difficile poterli stabilire. Lì peraltro avevano ucciso anche alcuni Sinti e Rom. Ma la vera start-up dello sterminio fu sicuramente Beusez. Beusez si trova dove oggi c'è la frontiera con l'Ucraina, nel sud della Polonia con l'Ucraina, quindi andando verso Leopoli, tra Cracovia e Leopoli, lì dove passa quella grande infrastruttura che poi ad Occidente servirà per sterminare gli ebrei ad Auschwitz, quindi la Trieste, Vienna, Leopoli, creata già in gran parte fino all'Ottocento dagli austriaci. In un posto che ha 7 ettari, quindi parliamo di qualcosa un po' più grande del campo base di Auschwitz, ma insomma è una specie di quadrato. 7 ettari sono un campo di grano di media dimensione, una cosa del genere. Ebbene, in quei 7 ettari, dal marzo del 42, quindi siamo appunto nel momento in cui il fronte si è fermato a Stalingrado, fino alla primavera del 43, quindi parliamo di un anno scarso, e insomma, vennero sterminate, difficile stabilirlo, qualcosa come 500-600.000 persone, se non addirittura di più. Ripeto, in un buco che non è nulla, è veramente un campo di grano, no? Adesso non so quanti ettari sia un campo di calcio, però insomma parliamo sì e no di 6-7 campi da calcio, una cosa del genere. Ebbene, lì vennero sterminati gran parte degli ebrei dell'est, di fatto l'80% degli ebrei di Cracovia. Quindi vuol dire che lo sterminio su Beusez inizia già a spostarsi anche verso occidente. Arrivano già anche gli ebrei che sono, rispetto ai vecchi territori ancora del primo anno e mezzo della guerra, quindi di quello che viene chiamato il governatorato generale. Beusez è veramente una startup dello sterminio, che verrà seguita qualche mese più tardi da Sobibór. Ecco, Sobibór per me rappresenta veramente l'essenza dello sterminio, perché quando noi andiamo ad Auschwitz, no, veniamo attratti dall'immensità di Birkenau, dalla distesa di baracche, e non capiamo che quella che noi vediamo in realtà è la faccia del campo di concentramento. Terribile, orribile, la sofferenza nei campi di concentramento. Però quell'immensità, sommata anche al turismo di massa degli ultimi anni, ci fa in qualche modo perdere l'essenza stessa dello sterminio. Perché poi ad Auschwitz si arriva anche da Cracovia, no? Si passa la notte in un hotel di Cracovia, si va a mangiare in un bel ristorante nella piazza la sera, poi si prende un pulmino, un'oretta e mezza si arriva magari facendo una dormitina, si entra ad Oswiecim, c'è il McDonald's a sinistra, il Carrefour a destra, il centro commerciale, e poi si arriva ad Auschwitz, no? E quindi si perde anche la dimensione della separazione, dell'occultamento, no? Di come tutto dovesse avvenire in quel mondo ovattato, chiuso, di pochi luoghi, no? È difficile riuscire ad Auschwitz a concepire questo, no? Perché poi c'è sempre quel campo di concentramento che ci porta via, no? La storia dei prigionieri sopravvissuti, che sono tanti per fortuna, la storia dei movimenti di resistenza, della fame, della sete, tutto per carità comprensibile, però è difficile riuscire a capire quello. E in qualche modo è difficile anche capirlo a Beusez, anche se è già decisamente meglio, perché a Beusez c'è un grande monumento, è un museo enorme, per lo spazio che c'è chiaramente. Beusez è diverso. So che hanno fatto dei lavori ultimamente, non sono andato a vedere come l'hanno poi resi questi lavori, però mi ricordo il mio primo viaggio a Sobibór, scusate, una decina d'anni fa, partimmo con 3 amici di Auschwitz, delle guide, per andare a visitare questo luogo. E si arrivò, Sobibór si trova
dove si incrociano le frontiere tra la Bielorussia, la Polonia e l'Ucraina, no? In un posto totalmente sperduto, devi entrare in una specie di parco nazionale, farti una strada, che era la vecchia strada che portava verso Brest-Litovsk, no? Oggi la Bielorussia, nel mezzo di nulla, neanche il telefonino di fatto funzionava, in un mezzo di una radura dove non c'è niente, in uno spazio che è probabilmente anche più piccolo di Peugeot, perché poi c'è tutta l'area intorno, però di fatto il luogo dove veniva lo sterminio è molto molto piccolo, e lì arrivavano, venivano fatti scendere in questa piccola tradotta della linea ferroviaria, che era quella che poi portava verso Minsk una volta, fatti scendere e gassati. E lì si parla, però per Sobibor è ancora più difficile paradossalmente rispetto a Beugez, si parla di circa 200.000 ebrei gassati nell'arco di pochissimo tempo, poco più di un anno. E lì a Sobibor iniziano a essere portati anche gli ebrei, e quindi si allarga ancora più lo sterminio verso Occidente, i primi ebrei dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, e quindi lo sterminio inizia già a spostarsi anche verso Occidente. Ma appunto in quel bosco dove non c'è più niente, lì si riesce veramente a capire l'essenza, no? di cos'è lo sterminio. Ricordiamo che per quanto riguarda Beusz, Sobibor e poi Treblinka, a cui arriverò adesso, quei luoghi vennero totalmente distrutti nel 1943, e quindi vennero rasi al suolo quel poco che c'era, perché non mi immaginate grandi strutture, infatti in fin dei conti c'erano solo le camere a gas e quelle poche baracche per le persone che vi ci lavoravano. Certo, ti volevo chiedere una cosa, scusa Diego, non per interromperti. No. C'è una differenza, mi pare, dal racconto che tu ci stai facendo fra i campi orientali, quelli che ci stai descrivendo, i primi, l'inizio della soluzione finale, e quelli occidentali. Noi qui parliamo spesso di campi di lavoro. Quelli non erano campi di lavoro, quelli erano solo campi che prevedevano la gasificazione. O esatto. Pochissimo lavoro, quindi mentre il poco lavoro che era collegato allo sterminio. Allo sterminio, cioè chi lavorava per la fabbrica di morte, mentre già a Birkenau c'era chi lavorava in esterno, a Solvay, ad altre aziende, ad Auschwitz, tutto. Esatto. Poi Mauthausen, tutti i suoi sottocampi. Qui invece esatto. Non c'erano campi di lavoro, chi lavorava alla fabbrica di morte. Vero che per quanto riguarda Treblinka e anche Beusz, nei primi momenti c'era anche affiliato in vicino un piccolino campo di concentramento per alcuni prigionieri polacchi, però sostanzialmente erano due vite totalmente diverse, avevano due ruoli totalmente diversi. Per Sobibor questo non c'era. L'unico luogo che aveva come Auschwitz entrambe le funzioni era quello di Majdanek, quindi siamo nella periferia di Lublino. Ecco, Majdanek può essere sostanzialmente paragonato come funzionamento ad Auschwitz, perché c'era un grande campo di concentramento, molto molto grande, anche per ebrei, prigionieri polacchi soprattutto, zingari, rom dell'area, e poi per un certo periodo ha sviluppato anche la funzione di campo di sterminio, quindi c'era anche una piccola camera gas. Per quanto riguarda Lublino, quindi Majdanek, la camera gas esiste ancora, esattamente come la numero uno di Auschwitz, le due camere gas si possono ancora visitare. Difficile stabilire quante siano le vittime. Tutto il campo, quindi insieme a tutto, si parla di circa 80-100.000, però si parla anche delle vittime del campo. Per carità, però ha avuto un ruolo sicuramente minore rispetto a Beusz, Sobibor e Treblinka, che sono i tre grandi luoghi di sterminio di quel 42 a est. E il terzo punto, il più grande di tutti, è il campo di Treblinka. Anche qua c'era già un campo di concentramento prima, nelle vicinanze, per prigionieri polacchi soprattutto, per alcuni ebrei, però qui, insomma, la tragedia di Treblinka è quella collegata allo sterminio del ghetto di Varsavia. Il ghetto di Varsavia era il più grande di tutti, parlano di 360.000 ebrei a Varsavia, e anche questo dura sostanzialmente poco più di un anno, viene inaugurato nel luglio, inizia a lavorare di fatto come campo di sterminio nel luglio del 42, quindi siamo ormai a 4 mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, sì, 4 mesi da Beusz che stava già lavorando. Ripeto, ad Auschwitz c'era già una camera gas da piccolina, le camere gas di Birkenau sono in costruzione ma non sono ancora entrate in funzione, lo saranno solamente nel 43. E Treblinka, insomma, è il dramma di Varsavia. L'estate
l'estate del 43 soprattutto, dopo la rivolta del ghetto di Varsavia, anche prima, e il grande caldo dell'estate del 43. L'estate del 43 fu un'estate caldissima, molto molto calda. Non c'erano i forni crematori, i corpi venivano di fatto sotterrati, inizia la fermentazione dei corpi, l'odore arriva fino a Varsavia, e parliamo di 130 km da Varsavia, insomma. Inizia il problema di dover bruciare tutti quelli corpi, quindi. Da lì arriva l'ordine di iniziare a bruciare tutti i corpi, si fa una specie di griglia utilizzando le traversine dei treni, no? Scavando sotto le fosse, che molti prigionieri lo fanno, si scava sotto le fosse crematorie, le comuni si collocano le traversine dei treni e si inizia ad accendere il fuoco sotto. Una tragedia veramente, veramente immagine. Quanti ebrei vennero sterminati a Treblinka? Impossibile stabilirlo, ma i numeri girano intorno agli 800.000. Quindi se voi guardate, se noi calcoliamo le vittime di quell'autunno 41 sul fronte orientale, anche qua difficile stabilirlo, ma sicuramente supera il milione, anche se è difficile stabilirlo. Poi Treblinka, poi Sobibor, poi Beusetz. Insomma, sono numeri impressionanti che ci fanno dire che quasi il 60% dello sterminio avvenne infatti in quell'epoca, e non poi ad Auschwitz. No. Auschwitz fu prevalentemente poi per liberare l'Europa occidentale. Il punto focale è che noi su Auschwitz abbiamo tanti sopravvissuti, se Dio vuole, tanti, del campo di concentramento, chiaro, non delle camere a gas. Abbiamo tanti che sono riusciti ad evitare le camere a gas, pochi, troppo pochi rispetto alla maggioranza che è finita le camere a gas, per carità. Però noi da luoghi come Beusetz, per esempio, non abbiamo sopravvissuti, due ne abbiamo solamente. Il luogo dove sono morte più di 600.000 persone, noi abbiamo semplicemente due sopravvissuti, due. Ed è chiaro che quindi anche le informazioni che noi abbiamo, la quantità di libri prodotti, l'interesse che c'è intorno a quei luoghi, è sicuramente minore perché c'è stato poi nessuno che l'ha potuto raccontare, no? È un buco in cui, una voragine in cui sono cadute i ricordi di intere comunità dell'Est Europa. Per chi si intende un po' di cultura ebraica, di letteratura, insomma, quelli non sono luoghi qualsiasi, quelli sono veramente il cuore dell'ebraismo europeo. La vecchia Galizia austriaca, gli Shtetl, il cuore dell'ebraismo europeo di fatto sparisce totalmente in quella voragine dell'Est, da cui purtroppo ci sono pochissimi, pochissimi ricordi. Certo, peraltro, se ho capito bene, da Auschwitz, Birkenau, in qua, Mauthausen, cioè tutti i campi che sono, chiamiamoli orientali, sono quelli nei quali sono stati portati i prigionieri che vanno fino alla Francia, se vogliamo, dall'Italia, ovviamente in tutti i paesi poi occupati in Occidente. Ma la percentuale di ebrei in questi paesi era molto, molto minore rispetto a quella orientale, non solo i polacchi, ma anche i russi, gli ucraini. Quindi la maggior parte di popolazione ebrea era in quella parte di Europa che è dove il dramma, la tragedia è avvenuta prima che partisse. Il 50-60% sicuramente vive in queste terre. Certo, quindi lo sterminio, diciamo, la Shoah, lo sterminio degli ebrei, ma non solo, degli zingari e di altre etnie, comincia prima che entri veramente in funzione Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e tutti le camere a gas. Allora, i campi di concentramento dell'Occidente, alcuni di questi esistevano già prima, no? E la vita nei campi di concentramento era drammatica. Se penso a Mauthausen, insomma, era uno dei più crudeli, dei più duri, no? Fare quelle scalinate con la pietra sulle spalle, qualcosa di veramente drammatico. Però sono campi che non hanno a che vedere con la soluzione finale che invece avvenne. Attenzione, vero che alcuni di questi, Stutthof nel nord della Polonia, c'è chi dice Dachau, poi si parla di Buchenwald. Insomma, vero che nella fase finale della guerra anche lì possono essere state approntate, quindi c'è un dibattito storico enorme, meglio non entrare in questo ginepraio, alcune camere a gas. Ma attenzione,
quelle camere a gas entrano in funzione già durante la ritirata, quindi quando poi i campi dell'Est vengono chiusi, Auschwitz, iniziano le marce di evacuazione, si portano verso la Germania, diventando i campi della Germania, degli hub, dove tutto ormai arriva perché i fronti sono ogni volta più schiacciati, e allora possono essere state messe in atto stermini utilizzando il gas? Sì, è provato, anche se insomma qui le storie si dividono. Però quegli luoghi, per la brevità temporale, per il contesto in cui avvennero, fase finale della guerra, non possono essere inseriti nel quadro della soluzione finale, che invece avvenne nei luoghi che abbiamo detto sostanzialmente. Quindi Sobibor, certo. Beusitz, Majdanek, Chełmno e Treblinka, e poi Auschwitz, e poi Auschwitz-Birkenau, certo. L'ultimo anno e mezzo. Noi facciamo spesso un po' di confusione, mi pare di aver capito, fra i campi di concentramento, che erano campi di lavoro in cui morivano, tu hai citato Mauthausen, quella scalinata di pietra è impressionante, in cui morivano centinaia di migliaia di persone, ma morivano quelle non abili al lavoro, che morivano sul lavoro, o che morivano di fame, esatto. Esatto, tutti quelli che o morivano per il lavoro o non erano più abili al lavoro, mentre la soluzione finale, quella che comincia in Oriente, è etica. È terribile, però da un punto di vista proprio concettuale e morale, una cosa diversa è portare un treno che interamente viene portato in una camera a gas per essere sterminati. Capisco, la morte e la sofferenza sono cose orribili, ed è orribile paragonare sofferenza, pretendere che un morto valga più di un altro, ma certo. È qualcosa di veramente lontano dalla mia concezione morale. Tuttavia, quello che è successo con la soluzione finale è qualcosa che va al di là di qualsiasi altro fatto storico mai avvenuto, perché l'essere umano ha raggiunto un livello che noi ancora non conoscevamo. Molto spesso mi ritrovo a fare l'esempio, no? Di dire, in Burundi e Ruanda, in 100 giorni, sono morte lo stesso numero di vittime di Auschwitz in 5 anni. Peraltro a colpi di macete in testa. Ora, io non mi intendo né di morte col gas né di morte con colpi di macete in testa, ma temo che si soffra molto di più con un colpo di macete in testa che non in una camera a gas. Ora, infocare tutto semplicemente come una questione di numeri e una questione di classifica di sofferenza, secondo me è sbagliato. Secondo me è sbagliato, perché non è questo il punto. Non è questo che fa di Auschwitz una storia diversa rispetto alle altre. Quello che è successo invece in quel periodo è qualcosa di totalmente diverso. Primo, si organizza uno sterminio a livello continentale. L'essere umano aveva sempre sterminato, tanto, molte volte nella storia, in un momento storico ben determinato, sta succedendo qualcosa in quel momento, ma comunque determinato, quindi non molto lungo, in un'area geografica ben precisa, che può essere anche estesa, per carità, però deve essere per qualcosa di concreto. E in un tempo cronologico coerente. Una popolazione, un nemico. Qui, ora e adesso. Certo, certo. Quello che è successo in quel momento, invece, dopo l'attacco all'Unione Sovietica, racconta di qualcos'altro. Il fronte sta andando verso Stalingrado, la guerra si sta giocando laggiù, e mi spingo a dire anche una cosa bruttissima. Che quello che è successo sul fronte orientale, terribile, perché l'abbiamo spiegato, numericamente ancora più terribile rispetto ad Auschwitz, si innesta ancora nel quadro del qui, ora e quando. Attacco all'Unione Sovietica, fronte orientale, camminata verso Stalingrado, succede un'ecatombe. Oh, è terribile. Ma quella cosa corrispondeva ancora a dinamiche che l'essere umano aveva già messo in atto altre volte nella storia. Auschwitz cambia il paradigma, perché mentre le camere a gas si stanno pensando, progettando e costruendo lungo un arco temporale lungo, perché entrano in funzione solo nella primavera del 43, quindi ci hanno messo un anno e mezzo quasi a pensare, progettare e costruirle, mattone dopo mattone, in un'area geografica, Auschwitz, che è molto lontana da quello che sta succedendo sul fronte orientale. Quindi immaginatevi qualcuno che
Nel caldo di un ufficio di Berlino, con una tazza di caffè in mano e un foglio bianco su un tavolo, inizia a pensare in quell'inizio 42, mentre il fronte manco è ancora arrivato a Stalingrado, e quindi è una distanza abissale dal punto di vista geografico, una guerra che si stava giocando militarmente, politicamente, geopoliticamente, sul fronte orientale, si sta pensando di costruire edifici a una distanza siderale da quel luogo, perché poi in quelle future camere a gas che arriveranno in un arco temporale futuro, si inizierà a sterminare qualcuno, gli ebrei francesi, olandesi, ungheresi, che non hanno niente a che vedere con quello che sta storicamente avvenendo su quel fronte orientale laggiù. E questa cosa per me non è insignificante. Per la prima volta non corrispondono i tre punti. Corrisponde il momento storico, sì, ok, siamo sempre lì, in quel momento storico, dopo l'attacco all'Unione Sovietica, ma non c'è l'area geografica, il fronte orientale sta andando a Stalingrado e queste vengono pensate a Occidente, e non c'è il momento storico, perché non vengono pensate per essere utilizzate qui, ora e adesso, come ancora le camere a gas dell'Est in qualche modo possono ancora essere inserite, non, tralasciando ogni valutazione morale, andando cinicamente, no, in un modo cinico a vedere la storia. Le camere a gas di Auschwitz vengono pensate, progettate e costruite in un contesto totalmente nuovo e diverso. Ecco che l'essere umano per la prima volta nella storia ha spiegato, ha fatto vedere qualcosa di totalmente nuovo. Il che però non vuol dire che lo sterminio si possa racchiudere solo e solamente ad Auschwitz, perché quello è il punto finale. Tutto era già iniziato molto ma molto prima, e per la più grande comunità ebraica europea, quindi quella dell'Europa centrale e orientale, ad Auschwitz non ci sono mai arrivati, perché erano già stati eliminati, certo, precedentemente. Certo. Questo inizio della soluzione finale probabilmente quello dei campi dei quali tu ci hai parlato probabilmente è stato un po', se vogliamo dire, caotico, e forse qualcuno a Berlino ha voluto pianificare i futuri stermini in modo che non si creassero i problemi, e anche sull'esperienza, è brutto chiamarla così, ma anche sull'esperienza fatta nei campi dell'Est. Non è brutto, è giusto. L'essere umano impara sempre. Qualsiasi circostanza si dà a un essere umano e il tempo sufficiente per poterlo approfondire, l'essere umano imparerà sempre come gestirlo. Noi siamo in grado di vivere alle isole Svalbard con meno 60 gradi, siamo in grado di vivere per mesi e mesi in una capsula sulla Luna, no? E siamo in grado di gestire uno sterminio a livello massivo. Perché impariamo, eh? E questa forse è la cosa più spaventevole, perché una cosa pianificata dalla A alla Z sin da subito è orribile e terribile, no? Però presuppone una capacità di organizzazione, quindi dice, ok, c'è qualcuno malato che l'ha organizzato e punto. La cosa per me più spaventevole, invece, è appunto come una massa così grande possa pian pianino organizzarsi al punto di imparare ogni volta di più lungo la strada come migliorare se stessa seguendo il corso della storia. È chiaro, ci vuole tempo, perché dall'attacco all'Unione Sovietica nel giugno del 41 ad Auschwitz, alla perfezione di quell'ultimo anno, soprattutto il 44, che è il punto più alto di perfezione, quando arrivano 500, quasi 1000 ebrei ungheresi per essere sterminati nell'arco di 4 mesi e mezzo, c'è cioè qualcosa di impressionante. E beh, stiamo parlando di 3 anni e mezzo, Hai voglia di imparare in 3 anni e mezzo? Ho una cosa da chiederti, proprio perché noi ci siamo visti lì, a Auschwitz-Birkenau. Dunque, da quel che ho capito, i campi, diciamo, di sterminio dell'Est nascono proprio come inizio della soluzione finale, non tanto come campi di lavoro, ma proprio per arrivare alla soluzione finale. Mauthausen, Birkenau, altri campi invece erano campi di lavoro che poi diventano campi anche della soluzione finale. Auschwitz-Birkenau, erano già campi di lavoro poi adattati alla soluzione finale o nascono per la soluzione finale? No, come dicevo prima, i campi dell'Occidente in realtà è forzato dire che diventeranno poi campi della soluzione finale, perché a parte qualche piccolo esempio di camera gas degli ultimi 4-5 mesi prima della fine della guerra, non possono essere annoverati di fatto a campi della soluzione finale. Campi terribili, lo ripeto. Su Auschwitz parleremo fra 2 giorni, quando è che abbiamo Auschwitz? Certo, fra 2 giorni. E vedremo che, no, assolutamente, Auschwitz era pensato come grande campo di concentramento. Birkenau iniziò ad essere costruito per essere un campo
per prigionieri di guerra sovietici. E siamo nell'ottobre del 41, quando già c'era già il primo esperimento con il gas e sul fronte ad Auschwitz, e sul fronte orientale stava già uccidendo nei gaswagen a Birkenau senza costruire un campo per prigionieri di guerra sovietici. Quindi solamente molto più avanti, per circostanze storiche, inizierà invece ogni volta più a diventare quello che poi è diventato. Certo, quindi la soluzione finale è cominciata nei paesi dell'est, in campi studiati per la soluzione, o studiati o rabberciati, perché a volte magari non c'era neanche un progetto. Certo, la prima camera gas di Peugeot è un edificio in legno adattato alla bene meglio, con un tubo di scappamento di un motore di un carro armato. Certo, quindi si sono tutto, arrangiati. Certo, si sono arrangiati, perché lì però si sono arrangiati perché lì, come dici tu, e questa è la cosa orribile secondo me, mentre i treni che arrivavano anche alla fine, ma magari proprio alla fine no, ma che arrivavano ad Auschwitz, a Birkenau soprattutto, c'era la selezione, chi andava nelle baracche, chi andava direttamente nei forni. Lì andavi nel forno e basta. Quindi questa pagina di storia che conosciamo veramente poco, perché, come hai detto giustamente tu, siccome chi arrivava lì finiva nel forno, lì di testimoni non ce n'è. Il 28 ottobre del 1943 partono da Cracovia 4.000 ebrei del ghetto e vengono direttamente portati a Auschwitz, direttamente sterminati. Se ne salvano due perché riescono a buttarsi giù dal treno mentre vanno verso Auschwitz. Certo, che quindi non possono neanche essere testimoni di Auschwitz perché non l'hanno visto. Gli unici due testimoni di Auschwitz sono testimoni in modo molto casuale, perché il primo di fatto riesce a fuggire, perché invece di essere amato la camera gas viene portato a Leopoli per comprare delle tegole per un tetto, delle asse per un tetto. Lui riesce a buttarsi giù dal treno. Viene portato appunto a Leopoli a comprare queste asse. I due guardiani che lo cercavano, che lo dovevano portare, a Leopoli si ubriacano e lui riesce praticamente a sgattaiolare via. Il problema è che questa persona poi, dopo la guerra, è emigrato prima ad Israele, poi in Canada, e ha lasciato pochissime testimonianze su Auschwitz. E quindi chiaramente anche dopo la guerra non si è mai fatto trovare, è stato molto difficile riuscire a parlare con lui. Si chiamava Rudolf Reder. Ha lasciato pochissime testimonianze, ancora oggi non si sa molto bene la sua storia effettivamente. Il secondo invece, Hirschman, riuscì a sopravvivere, perché lui venne utilizzato nello smantellare il campo, quando il campo stava per essere chiuso. Vennero distrutte quelle poche baracche in legno che c'erano, una decina appunto per chi lavorava nello smaltimento dei corpi. Vennero coperte le fosse crematorie e vennero piantati alberi nel campo. Lui, con gli ultimi lavoratori, venne caricato su un treno per essere portato a Sobibor, essere portato alle camere a gas sicuramente, perché comunque erano testimoni dell'altro campo e andavano eliminati. E lui appunto riesce anche lui a rompere le asse del treno e buttarsi giù. Qual è il problema? Che dopo la guerra, lui abitava a Lublino, siamo nel 47, quindi pronto dopo la guerra, qualcuno lo assaltò in strada per rubargli dei soldi e l'arma, e nel conflitto a fuoco è morto. E quindi anche in questo caso non abbiamo informazioni. I dipendenti del museo di Auschwitz, persone eccezionali veramente, stanno facendo un lavoro di ricostruzione enorme, ma enorme davvero, cercando di ritrovare, di ricostruire storie, ma sono riusciti a ricostruire solo 4.000 storie, 4.000 su 600.000. 4.000 persone hanno nomi e cognomi, 4.000 persone hanno una storia oggi, però... Vedi che mi sembra di riascoltare in questa cosa quanto dicevamo con Franco Di Bari a proposito delle guerre, quelle delle quali non abbiamo materiale, documentazione non ci sono, e anche questi campi spariscono perché non abbiamo
libri, testimonianze, se non per il lavoro che fanno quelli che fanno le guide o i responsabili di questi campi che diventano poi musei. Quindi sta diventando ogni volta più così, no? Perché viviamo nell'epoca dell'homo videns. O vediamo o ci fa impressione. Certo. Oppure non ci interessa, no? Certo. Siamo talmente ormai quindi abituati alla sofferenza, alla morte, perché la vediamo in televisione tutti i giorni, che quei luoghi che non producono emozioni, perché non producono qualcosa di visibile, noi non siamo in grado intellettualmente di concepirli, non gli diamo importanza perché non sono interessanti. Certo, quindi laddove iniziò la soluzione finale è un luogo che non ci porta testimonianze, ed è un luogo che quasi è cancellato dalla memoria, che invece parte da Auschwitz, da Birkenau, Mauthausen. Auschwitz fa 2 milioni di visitatori all'anno. Certo. Beugez se arriva a 3 o 4 mila, tanto. Certo. Siamo a 3 ore di macchina da Auschwitz, eh? Certo. Non ci si può neanche arrivare con i mezzi pubblici, per esempio. Quindi questo ci dice quanto abbiamo ancora forse da lavorare per elaborare quella che è stata la tragedia del nazismo, che è partita prima, abbiamo visto anche negli incontri che abbiamo fatto prima, e che poi ha avuto un'escalation che parte da lontano, dall'Oriente appunto. Sì, soprattutto il turismo di massa porta anche a che tutto venga concentrato, certo, no? In pochi luoghi, no? Poi dove è difficile Ryanair, no, porta le persone nelle città. Certo. Sì, poi chi va, campi chi va a Beusz, chi va a Sobibor? Esatto, mi veniva in mente Sobibor. Voglio dire, se devi perdere un giorno intero per stare là 3 ore, farti però 3 ore di viaggio... Un posto dove non c'è niente, no? Dove non è chiaro c'è che niente. Quindi il niente racconta tanto in realtà. Il niente è tutto per un luogo sterminio che doveva essere nascosto, no? Eppure, certo, in un mondo in cui noi ci facciamo impressionare dal tanto, dove non c'è niente, dobbiamo arrivarci noi con la testa, facciamo fatica, no? Certo. Per andare poi verso la chiusura di questo incontro, siamo al limite dell'ora, anche perché da qui in avanti andremo a parlare di Auschwitz, Birkenau, ed è materia dell'incontro di venerdì. Abbiamo detto, ci hai detto, come abbiamo riflettuto sul fatto che laddove non c'è memoria, la storia rischia di perdersi dei pezzi importanti. Tu che poi come lavoro fai anche la guida, tu non hai forse l'impressione che la gente vada in questi posti più da turista che da storico, ed è per questo che non va là, ed è per questo che non va là dove si studia la storia, ma va dove poi può andare a fare un bel giro nel centro storico di Cracovia, che è molto bella. Al di là della visita al centro storico, l'impressione generale è quella che ci si avvicina a queste tematiche andando a cercare quello che noi già conosciamo, no? Certo. Noi conosciamo la figura di Oskar Schindler, quindi dobbiamo andare alla fabbrica di Oskar Schindler per vedere la fabbrica di Oskar Schindler. E siccome la fabbrica non c'è, perché c'è solamente un museo all'interno, e allora ce ne andiamo via delusi, perché noi volevamo vedere il prigioniero con i vestiti a righe che lavorava, che poi è una stupidaggine anche storica, perché vestiti a righe non ce l'avevano, no? Però la gente veramente si aspetta di vedere quello che già conosce, cioè di confermare le proprie conoscenze. E quindi viene ad Auschwitz cercando il bambino col pigiama a righe, cercando la baracca di Benigni. Certo, sì, sì. E spesso, ed è chiaro, peraltro, che un luogo invece che non conosciamo perché non ci ha portato quasi niente. Beh, Sobibor ancora, se Dio vuole, c'è il film di Tom Cruise sulla fuga da Sobibor, no? C'è quantomeno quello. Però per il resto, cosa vai a confermare in un luogo in cui non conosci? E non hai nemmeno la voglia di conoscere. Certo, gli stereotipi che abbiamo noi, come dicevi tu, sono quelli dei film, che spesso sono molto romanzati, Schindler List, gli stessi film di Benigni, cioè non era quella la vita reale nel campo o il lavoro
alla Schindler. Quindi, ma, guarda, allora, non è che io voglia fare il purista, capisco perfettamente che il film sia un film e ha la necessità di raccontare in un'ora e mezza, due, tre, no? Storie che sono complicate, quindi è impossibile rendere un film quello che in realtà. Schindler List, per esempio, ha un ottimo equilibrio tra favola e storia, perché sì, che certo, si inventa dei passaggi, sì, che semplifica banalmente altri, però ha un equilibrio molto buono tra storie e fatti. Sulla vita bella preferisco non esprimere giudizi, perché dovrei usare parolacce che non, certo, non voglio. No, anche perché, insomma, gli stereotipi, noi dovremmo riuscire ad avvicinarci a queste pagine di storia con più rispetto. Noi lo diciamo, ecco, rispetto, e come diciamo sempre noi ai nostri giovani come detective, non è quello che tu hai, l'apparenza, quello che ti porta, se vuoi, a riuscire a risolvere il caso, ma è quello sul quale devi indagare. Per indagare non devi conoscere, perché se già conosci è inutile che indaghi, e per indagare devi andare sui posti, devi andare con lo spirito di chi vuole capire, sapere, non di chi sa già e vuole vedere e portarsi a casa la foto che è stato lì, perché poi vedo che nei viaggi che si fanno lì ci sono tre appuntamenti al giorno, corri da una parte all'altra. Una volta che hai fatto la foto davanti all'ingresso di Auschwitz, due baracche, vieni via, Auschwitz l'hai visto, non è così. Non è così. No, sì, la stragrande maggioranza, ci sono molte, non dico la stragrande maggioranza, ma una buona parte delle persone ha anche difficoltà a reggere la visita di tre ore, che è quella più basica, estremamente turistica, no? Perché certo, la realtà è che basterebbe andare lì a farsi una foto davanti all'ingresso, vedere una baracca e punto, no? Certo, e senza farsi alcuna domanda. Diventa un posto turistico come qualsiasi altro. Certo, io ad Auschwitz sono entrato tre volte, come sai, e non credo di aver visto tutto. Birkenau, se ho visto il 30%... È necessario vedere tutto? No, è necessario, secondo me, entrare, guarda, io ti dico una cosa, è importante secondo me almeno tornarci in questi campi, sì, perché ci devi andare con una guida, noi siamo andati con te, che ti spieghi, che ti porti attraverso un percorso che ti faccia capire cos'era quel campo. Poi, secondo me, ci devi ritornare con le mani in tasca quando escono i gruppi, per provare a stare solo lì dentro e a guardarti attorno, ricordandoti quello che ti aveva detto la guida. Perché A Beugez hanno fatto un monumento che è qualcosa di veramente impressionante, perché quando una quindicina d'anni fa hanno avuto i soldi per fare il monumento nuovo, c'è stato un dibattito enorme su come quel monumento andasse fatto, perché provate voi a dover rappresentare una storia così tragica come quella di Beugez in 7 ettari dove non c'è niente, due alberi, non c'è una baracca che tu puoi entrare, farla vedere, dire qui si viveva così e giocare magari in posto, non c'è niente. E hanno fatto un monumento che secondo me è straordinario, perché è un monumento enorme. Adesso voglio vedere se si riesce a far vedere, ma adesso non lo so se mi si apre una pagina. Perché prendiamo un monumento enorme che copre tutti i 7 ettari. Vediamo se questa foto mi si apre. Magari no. C'è una specie di corridoio tra due grandi... Vediamo se si riesce a far vedere sul computer. Ah, sì, okay, sì, eccolo qua, si vede, sì molto okay, bene. Si sì, vede. Sì. Ora, quello che voi vedete è una specie di corridoio tra due grandi costruzioni. Si inizia praticamente, che è alto 14 centimetri, e quel corridoio continua ad andare su, fino ad arrivare a 15 metri, quando si arriva sul fondo. Ed è di fatto il cammino che teoricamente portava la camera a gas, che dovrebbe essere più o meno all'altezza di quel parete che si trova sul fondo. Quelle che vedete sul fianco sono delle pietre laviche, perché lì c'erano tutte le fosse crematorie. La pietra lavica ha il significato del bruciato, vero? Certo, ma anche della mancanza, certo, di vita, perché dove c'è la pietra lavica non c'è praticamente più... Non cresce più nulla. Vita, non cresce più nulla. E tu entri in questo corridoio, no? E praticamente ti senti di andare avanti, no? Non puoi
non puoi esimerti dall'andare avanti, perché ti porta e perché sei chiuso, no? E diventa una specie di grande sindrome di claustrofobia, perché tu non puoi andare avanti. E sei lì chiuso, ti senti solamente, non puoi tornare indietro, no? Certo. Il soffitto, e questo è il punto finale. Sono 14 metri d'altezza, no? E praticamente senti quasi quella costrizione, no? Di andare se lo fai consapevolmente, perché stai andando verso le camere a gas, no? E cioè è qualcosa di incredibile. E poi arrivi al fondo e ti trovi quella parete grande che si vedeva, piena di questi graffi, no? Che rappresentano le persone che stavano cercando di scappare dalla morte dalle camere a gas. E sopra c'è un passo dell'Antico Testamento di Giobbe che dice: terra, non coprire il mio sangue perché la mia voce non venga, il mio urlo non venga cancellato, no? Per dire, non venga coperta la terra in modo tale che si sentano ancora le mie gride, perché la mia morte abbia un senso. E in niente, no? Un campo vuoto. Certo. E invece è stato in grado di creare, giocando molto col simbolismo, questo monumento che ti fa vivere delle emozioni enormi. Io sono abituato a queste cose, ci lavoro da tanti anni, ho visto cose anche orribili, le esumazioni nelle fosse comuni che abbiamo fatto qualche anno fa per cercare i soldati italiani. Però quando vado in quel niente di Beauschwitz, in quella passeggiata, lì percepisco veramente cosa voleva dire andare verso la morte in una camera a gas. Certo, però che lo devi fare in modo consapevole, farlo in silenzio, farlo consapevolmente di quello che stai facendo, no? E non è una cosa così semplice, elementare, scontata, eh? E purtroppo è difficile da ottenere. Noi con i treni della memoria, con l'associazione di Torino, questo treno della memoria, portiamo a Beauschwitz tutti gli anni 250-300 ragazzi, soprattutto del Piemonte, ma non solo, anche del Veneto, alcuni vicentini, e vi posso assicurare che i ragazzi quando fanno quel percorso lo comprendono. Certo, gli va spiegato, perché se andassero certo lì da soli probabilmente non riuscirebbero a capire la metà di quelle cose. Però una volta che gli si è spiegato non cos'è il monumento, ma cos'è stata la soluzione finale, cosa ha rappresentato per molte di quelle persone che sono arrivate direttamente lì solo per andare a morire, facendo quei 100 metri con il proprio figlio in braccio, no? Mano nella mano. Insomma. Certo. E credo che proprio questo noi stiamo tentando di fare, ma che bisognerebbe fare molto di più, cercare di spiegare alla gente che si può andare in vacanza ovunque, si può andare a fare il turista ovunque. Quando si va però, quando si è sulle tracce della storia, l'approccio deve essere diverso, non può essere quello turistico, deve essere quello del ricercatore, dello storico, di chi va a caccia anche solo dell'emozione di riuscire a comprendere in qualche modo a rivivere, anche se non si può rivivere ovviamente, ma a sentire sulla propria pelle quello che ti dà. Perché a ognuno di noi, io vedo quando andiamo anche con gruppi diversi, a ognuno di noi dà qualcosa di diverso. Non c'è. Ogni luogo nel mondo dove è morta una persona per mano di un'altra, indipendentemente da situazioni politiche che entrano in gioco, è una storia che va ricordata, di cui si deve parlare e rendere omaggio alle vittime. E ripeto, anche quando ci sono problemi politici dentro la storia. Certo. Però, l'Olocausto rappresenta per la storia del mondo moderno qualcosa di più e qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altro atto terribile di sterminio che è avvenuto. Certo. E quando noi diciamo, è perché si parla di Auschwitz e non si parla di questo, perché si parla di Auschwitz e non si parla degli armeni, perché non si parla di qui e non si parla di là, bisogna stare molto attenti, perché ripeto, ogni luogo e momento della storia in cui è morta una persona per mano di un'altra, anche quando ci sono delle connotazioni politiche dentro che purtroppo ci fanno analizzare le cose in modo politico e non storico, tutti vanno ricordati, tutti vanno analizzati, tutti vanno onorati, perché la vita umana è sacra,
sempre. L'Olocausto però ci ha fatto capire qualcosa in più di noi come esseri umani nel mondo moderno, ed è uno spauracchio che deve sempre essere ben presente in ognuno di noi, perché la società moderna di cui facciamo oggi ancora parte, perché siamo ancora in quella fase storica, pienamente in quella fase storica, è in grado di arrivare a quel punto, tecnicamente in grado. E se noi non mettiamo l'uomo nero, la paura dell'uomo nero, come i bambini, no? Che devono avere l'uomo nero, certo, perché altrimenti escono di casa, o come quando si diceva ai bambini che c'era, che c'erano i cattivi nell'acqua, no? Perché altrimenti, siccome non sapevano nuotare, rischiavano di affogare. Ecco, l'Olocausto deve essere quella nostra paura di avvicinarci all'acqua se non siamo in grado di nuotare. Certo, questo è quello che dovrebbe essere per noi, che dovremmo imparare noi. Allora, Diego, io ti ringrazio intanto per questa prima parte che abbiamo fatto. Ora, chiaramente è solamente spunti, perché in un'ora è impossibile riuscire a raccontare in modo dettagliato tutto quello che avviene in quell'anno e mezzo. Solamente spunti, per chi vuole approfondire chiaramente lo può fare. Certo, no, però noi abbiamo dato una chiave di lettura, diciamo così, di quella che può essere questa parte della storia, e poi ognuno a questa chiave di lettura potrà dare chiaramente la sua di chiave di lettura, perché poi per ognuno esiste ovviamente un modo di approcciare la storia. L'importante è farlo con la voglia di scoprire che emozione ti dà essere lì, e non con la voglia di fare il selfie per portarselo a casa. Insomma, questo un po'. Diego, io ti ringrazio. Noi l'appuntamento fra due giorni, stessa ora. Sì, al mattino parleremo con Sami Modiano, che è uno dei sopravvissuti di Auschwitz, che ancora oggi dà testimonianza. E poi nel pomeriggio invece andiamo a quell'ultimo anno e mezzo, no? Della soluzione finale su Auschwitz, ma facendo anche uno sguardo sull'altro Auschwitz, quindi sul campo di concentramento, i prigionieri politici polacchi, come tuttora era iniziato. Quindi vedremo anche l'altro Auschwitz, l'altro morte. Quindi lo sterminio non più diretto, ma indiretto per mezzo del lavoro e della sofferenza. Certo. Io ti ringrazio per il momento. Ci vediamo dopodomani. Dopodomani. Ciao.